Io temo, caro professore, che ci siamo messi in un piccolo guaio con la puntata di oggi, perché potevamo scegliere di trattare un regista, non dico sconosciuto, ma almeno diciamo non così di culto. Sarebbe stato forse più facile tirare fuori qualche chicca, qualche spunto interessante. Invece ci siamo dati a impelagare nel regista che forse è non soltanto in assoluto tra i più conosciuti registi viventi, ma probabilmente quello più di culto, quello più analizzato, studiato, vivisezionato, quello di cui i fan conoscono a memoria le battute, le scene, le citazioni, le musiche. Quindi la possibilità di dire cose interessanti, secondo me, si riduce un po' al lumicino. Ci proviamo, vediamo che cosa Ci siamo esce. presi un grosso rischio. Cioè, potevamo fare, non so, facciamo un Mizoguchi. Una bella puntata di 40 minuti su Mizoguchi. Poi, vedere, chi l'ascoltava era un altro paio di Puntata maniche. che faremo prima o poi. Beh, Però sì. abbiamo preferito dare la priorità, ma non perché sia più importante di Mizoguchi, però per noi ha un significato particolare come per altre milioni di persone. E stiamo parlando di un regista che noi simpaticamente, affettuosamente definiamo lo zio. Lo zio Quentin. Lo zio ovviamente Quentin Tarantino. Lo zio Quentin, che meraviglia. Perché definiamo zio Quentin? Per me viene da dire che possiamo partire da Paolo Conte. Uno dirà cosa c'entra Paolo Conte con Quentin Tarantino. Paolo Conte ha scritto una canzone che si chiama Lo zio e dice che lo zio è quella figura che spiega la vita al nipote e spiega al nipote com'è questa vita. E in un'altra frase molto bella della stessa canzone dice che tutto quanto srotola, si srotola come in un film la pellicola. E se c'è un regista che ha insegnato che cos'è la vita attraverso il cinema e l'ha fatto con quel tono da zio. Non quel tono paternalistico da genitore, ma l'ha fatto nella modalità così che ti fa scoprire le cose nascoste, maliziose, è proprio Tarantino, Sì, cioè, secondo ce noi. l'abbiamo avuto, molti di noi avranno avuto uno zio che ci ha un po' insegnato, fatto scoprire, so, la musica, quella giusta, i film, quelli giusti. Perché poi, qual è lo zio? Lo zio non è né un genitore perché è troppo cazzone per esserlo, però non è neanche un fratello perché chiaramente non è un nostro pari, è uno che ne sa troppo di più, è troppo più bravo, è troppo più... è uno È zio. uno zio, esatto, è E il quindi nostro parliamo zio. dello zio Quentin. Per cominciare a parlare dello zio e tentare di dare qualche chiave di lettura un po' diversa dal solito, io direi, mettiamo sul tavolo le cose di cui non si può non parlare quando parliamo di Tarantino. Anche in maniera disordinata, poi ci sarà tempo per dargli un ordine. Tipo una a testa, mettiamo sul tavolo i temi tarantiniani. Allora, io partirei da un tema che lo riguarda anche a livello autobiografico, e cioè la cinefilia. Se c'è un cineasta che è stato in primo luogo un cinefilo e che in tutto il suo cinema ha messo il suo amore per il cinema, è proprio Tarantino. Quindi la cinefilia e l'amore smodato dichiarato costantemente in ogni suo film per questa grande arte. Sì, è anche un grandissimo onnivoro in questo senso. Cioè, uno che si è nutrito di film, fin dalla più tenera età. Sanno tutti che lavorasse in una videoteca da cui si portava a casa ogni notte un paio di VHS, quindi tolti il tempo dedicato al cinema e tolto il tempo dedicato ai fabbisogni primari, probabilmente dormiva poco a quell'epoca. Però questo gli ha dato una cultura enciclopedica che probabilmente innerva il suo cinema, è un po' il cuore pulsante. Perché il suo cinema è fatto proprio di cinefilia, non è stato il primo ovviamente. Ci sono state generazioni di registi che avevano coscienza di quello che è successo prima di loro. Certo, si pensa alla Nouvelle Vague, Sì, ovviamente, nati come probabilmente... studenti di cinema. Ecco, i nouvelle vaghisti in generale, i registi degli anni 60 probabilmente sono stati i primi a avere coscienza che prima di loro c'è stata un 70 anni di arte cinematografica e attingevano anche da lì. Quella di Tarantino però è una cosa molto diversa e in qualche misura la possiamo spiegare ricorrendo a una categoria che è quella del postmoderno. Esatto, perché se c'è una differenza tra lui e i giovani grandi registi degli anni 60, non solo francesi peraltro, ma anche americani, è il suo poter essere inquadrato in una categoria culturale, artistica, filosofica, di cui si potrebbe parlare per ore, cioè il postmoderno. Detto, scusa, piccola parentesi, cioè lui non è lui non nasce intellettuale, lui è un ragazzotto, che ovviamente lo diventa intellettuale quando poi diventa famoso, quando inizia ad avere letture diverse, ascolti diversi, però in realtà queste cose all'inizio della sua carriera le fa in maniera istintiva, cioè lui non vuole dire io sono un postmoderno, Sì, io ho le fa messo... le perché gli fa perché è piacciono. l'unico modo con cui concepisce il cinema, in questo senso è uno molto istintuale anche nel modo di scrivere e di dirigere. Sì, certo, poi i critici ovviamente l'hanno collocato insieme a, si potrebbero citare i fratelli Coen, all'interno di questo cinema postmoderno dei primi anni 90, che aveva l'intenzione di pescare da ambiti culturali eterogenei, anche molto diversi, e di tirar fuori una commistione
che volesse in qualche modo negare la possibilità, ormai considerata vecchia, di creare delle grandi narrazioni e di raccontare la realtà in maniera così frammentaria. Un po' come se tutto fosse già stato in qualche modo girato e mostrato, Si tratta solo di rimetterlo si tratta insieme, di rimescolarlo e di di rimescolarlo. digerirlo fuori in un'altra forma, probabilmente. Beh, insomma, i suoi film sono quasi dei collage di citazioni, di riferimenti a opere precedenti. Cioè, poi, se voi andate sui siti specializzati o anche soltanto su Wikipedia, per ogni film suo trovate elenco citazioni, mezze ore di riferimenti. Ma guarda, una delle cose che secondo me dà più la misura di come lui intenda il cinema è, per esempio, già Le Iene, il suo primo film. Perché Le Iene o meglio, per girare Le Iene, lui tira fuori una pagina di un film precedente che lui ha visto, che è un film di Hong Kong, se non sbaglio, che si chiama City on Fire. Un film di un regista che si chiama Ringo Lam e che trovate anche su YouTube integrale e vi invito a guardarlo perché è molto interessante, che è una storia di un poliziesco, bla bla bla, e l'ultimo quarto d'ora di questo film è praticamente la trama delle Iene, ma l'ha condensata in un quarto d'ora, cioè c'è il poliziotto infiltrato in mezzo ai criminali che sono asserragliati in un luogo che è un magazzino abbandonato nel caso di Tarantino. E lui sfida questa pagina da questo film che è di 5-6 anni prima, adesso non ricordo esattamente. Lo dilata e dice, però quella non è un calco, non è una copiatura, o meglio, è una copiatura nella misura in cui, come dicevi, tutti i grandi artisti copiano, ma insomma è spunto per fare altro, lui fa la sua versione di quella storia, per cui è tutto un rimasticare, rimescolare e dare vita nuovamente a cose già viste, però che è una cosa che non dobbiamo commettere l'errore di considerare un limite. No, assolutamente, non è un limite, è una cifra, è una caratteristica che tra l'altro gli esce anche molto bene, perché secondo me il suo cinema ha una tra le tante caratteristica. Secondo me il suo cinema può essere ritenuto un dispositivo che è in grado di catturare, di far entrare totalmente lo spettatore dentro una storia, per quanto frammentata sia, per quanto possa rientrare all'interno della categoria del postmoderno. Nel senso che il suo cinema non può non colpire, cioè non può non rapire lo spettatore, farlo entrare in questo suo mondo che lui ti presenta e in questo suo considerare il cinema, come dispositivo in grado di catturare lo spettatore, io ci vedo un collegamento con Leone, che ovviamente è un suo Ah, grande beh. riferimento, perché Leone l'ha detto anche in tante interviste. Considerava il cinema come un grande spettacolo, cioè come un grande racconto per immagini che doveva coinvolgere, doveva attirare, Sì, una attrarre narrazione una popolare, narrazione insomma. popolare. Magari Tarantino non fa, oddio, beh, sì, fa narrazioni popolari, però non sono grandi colossal, non c'è quell'afflato lì che poteva esserci in Leone. Fa film che appartengono anche a un altro periodo storico, quindi questo va considerato, però. Almeno per me i film di Tarantino sono magnetici, c'è questo potere dei loro film di catturarmi e io credo anche di catturare le altre persone che amano così tanto i suoi film, c'è questo gusto proprio per l'immagine, per Sì, il connubio sicuramente. musica-immagine e anche il fatto che sia così attento alla sceneggiatura, ai dialoghi e che i suoi dialoghi, e bisogna aprire tutto un capitolo evidentemente sui dialoghi, abbiano questo potere di attirarti anche se non si sta parlando di nulla, o quantomeno di niente che sia importante ai fini della trama. Sai cosa mi ricorda questo? Due notazioni. Primo, con la musica lui fa la stessa operazione che fa con il resto del film, cioè è un collage di cose già sentite, appartenenti all'immaginario collettivo, al suo immaginario, perché a parte di Hateful Eight, lui non ha mai usato una colonna sonora originale, per esempio. Anche questo è coerentissimo Eh con sì. quello che fa, poi può piacere o meno, ma è coerentissimo. L'altra cosa che pensavo, a proposito di quello che dicevi, è che questo utilizzare i tempi morti, anche dilatare le scene, anche quello però ha dei precedenti romanzeschi, ad esempio. Forse non tutti lo sanno, un grandissimo scrittore del Novecento, molto sottovalutato perché faceva letteratura di genere, qui probabilmente anche qua possiamo fare dei paralleli, era l'autore di James Bond, Ian Fleming.
Ian Fleming aveva quasi la stessa attitudine in molte sue scene, cioè dilatava tantissimo i tempi morti e poi faceva esplodere la violenza col colpo di pistola che arrivava inopinatamente. E quindi, ed è la stessa cosa fatta 40 anni prima di quello che fa, non so, quello che fa Tarantino nella scena della locanda di Bastardi senza gloria, che sono 20 minuti inutili ai fini della trama, perché per 20 minuti parla gente che nel giro di 20 secondi viene sterminata. Ora, a che cosa mi serve? Mi serve a creare l'atmosfera, che è quello che fanno gli artisti sostanzialmente. Sono pienamente d'accordo, in questo lui è veramente un grande artista e sfido chiunque a vedere quella scena e a non rimanere magnetizzato da tutto quello che accade, da ogni inquadratura, da ogni singolo movimento, da ogni dettaglio e da tutto quello che accade anche a livello di sceneggiatura, perché nella scrittura Tarantino è un fenomeno. Sì. Beh, lui si sa, ma insomma da giovane, dopo che ha scritto le prime sceneggiature, veniva un po' chiamato a salvare delle scene venute male di altri film. Cioè, quando è entrato nel giro di Hollywood, i registi lo chiamavano e gli dicevano ravvivi un po' questa scena. Lui scriveva dei dialoghi, l'ha fatto credo che anche per uno Star Trek, ora non sono esperto di Star Trek, non so nemmeno dirvi quale. Ok, abbiamo parlato della cinefilia, prima cosa che abbiamo messo sul tavolo. Io te ne metto sul tavolo una seconda, sì. E cioè, l'abbiamo già accennata, la cultura pop, la cultura popolare. Cultura pop che vuol dire tutta la cultura, cioè non c'è la cultura alta e la cultura bassa. Non è che c'è i film di Godard e di Scorsese e poi, molto sotto, i poliziotteschi italiani. Fa tutto parte della categoria cinema, così come le sue letture. Si sa che i primissimi film, soprattutto Pulp Fiction, sono un omaggio alla letteratura pulp, che erano libri dal contenuto artistico probabilmente trascurabile, che però erano stati importanti per l'immaginario del giovane Tarantino, e quindi anche lì saltano gli steccati tra cultura alta e cultura bassa, tutto fa brodo, come dire, e per cui nello stesso film, ad esempio Bastardi senza gloria, ci può essere la citazione del grandissimo film di guerra e ci può essere la citazione del film di serie C italiano, che uno si chiede come fa averlo visto, dove mai ci si è imbattuto che viveva a Knoxville fino a 2 anni e poi in California. Cioè, e vale per il film, vale per la letteratura, vale per la musica, anche lì lui dice che il suo compositore preferito è Ennio Morricone, e parla di compositori in senso assoluto, però allo stesso tempo guardate i soundtrack dei suoi film, e c'è di tutto dentro, dall'alto al basso. Cultura pop vuol dire anche televisione, e probabilmente questo si vede molto nell'ultimo film che ha fatto, Once Upon a Time in Hollywood, in cui i protagonisti sono proprio, è una star televisiva. Anche qui, probabilmente rivisti oggi, questo secondo me spiega anche perché, quanto Tarantino consiglia i suoi film del cuore, lo fa spesso, perché glielo chiedono sempre, e lui consiglia i film, poi quando uno li va a recuperare, magari un western girato negli anni 60, uno lo guarda e dice, beh, tutto qui... Ma non è il modo giusto di approcciare la questione, perché anche qui tutto fa brodo. Eh sì, e ci possono essere tanti esempi di questa cosa in vari film. Per esempio, chi ha visto Le Iene sa che all'inizio c'è un dialogo totalmente inutile, come dicevamo prima, ai fini della trama, in cui si discute del significato di Like a Virgin di Madonna. Sì. E poi concluso questo discorso vi lasciamo anche un po' in sospeso il senso che loro attribuiscono a quella canzone, citando tra l'altro anche lì La Grande Fuga, quindi c'è sempre il riferimento cinematografico. E una volta che hanno finito di disquisire di queste cose, comincia un'altra discussione lunghissima su l'utilità o meno delle mance,
E lui dice, vabbè, dopo un po' taglieranno, nel senso il film dovrà anche iniziare, nel senso dovremo capire che cosa fanno. Inizia, ma in realtà è già film quello. È già film quello, infatti. E poi c'è questa camera che continua a girare intorno, no? Che questo, non dico virtuosismo, però lui ha un modo ovviamente personale di muoversi con la macchina da presa. Oppure, altro riferimento pop che possiamo riportare, Pulp Fiction. All'inizio di questo film i due gangster entrano in un appartamento per fare cose da gangster, sono che cominciano a parlare di che hamburger stia mangiando la persona che hanno di fronte, e viene citato il Big Kauna Burger, dove gli hawaiani fanno una burger e bevono la Sprite. Insomma, tutti questi momenti qua intrisi di cultura pop che rendono il film straordinario, eccezionale, insomma. Sì, ma quante ne possiamo citare? Dal monologo di David Carradine che cita Superman. Superman è Superman. La filosofia del supereroe. È l'unico supereroe Superman che è supereroe e che si traveste nel mondo reale per essere accettato, non come gli altri che sono persone normali e diventano supereroi all'occorrenza. Capite che ci facciamo trascinare. Sì, ma e poi ma tantissime, ma... Per rimanere sempre in ambito di fumetti, non solo i fumetti diventano riferimento inserito nei suoi film della cultura pop, ma c'è tutta una cultura dell'anime, del fumetto, nei film di Tarantino. Certe inquadrature rimandano proprio alle immagini del comics, e chi ha visto Kill Bill sa che c'è tutta una parte nel Kill Bill parte 1 girata come se fosse un anime che racconta la storia dell'infanzia di Oren. Ok, abbiamo messo sul tavolo una seconda cosa. Abbiamo quindi parlato della cinefilia, dei riferimenti pop. Di cosa parliamo ora? Cosa non si può non citare? Ma non si può non citare il fatto che, almeno per noi, il cinema di Tarantino vuole esprimere un'idea. E questa idea, che per me vale non solo per Tarantino ma per tanti altri autori, che afferma che ci sia un primato della finzione, dell'arte in generale, sulla realtà. Questo è un punto centrale. Se state facendo altro mentre ascoltate questo in sottofondo, fermatevi e prestate attenzione, perché questa è forse la cosa di Tarantino che i suoi emuli, quelli che provano a imitarlo, non hanno ben capito. Infatti lo imitano soltanto sugli aspetti esteriori, ma questo è centrale per il suo modo di fare cinema. Prego, professore, a lei la cattedra. È proprio la sua filosofia. Il cinema e in generale l'arte per Tarantino è un modo per modificare, trasformare la realtà, e quindi rendere la realtà diversa da come è stata o da come è, anche migliorandola, solo che questa cosa avviene nello spazio e nel tempo dell'illusione, della finzione. Quindi c'è sempre un risvolto amaro. Cioè, da un lato l'arte migliora la realtà, la trasforma, è per questo che anche Woody Allen dice che preferirebbe qualunque cosa alla realtà, qualunque cosa ci consenta di evadere dalla realtà è meglio della realtà, e il cinema è una forma di evasione della realtà. Però siamo sempre consapevoli del fatto che è un'illusione a cui però non possiamo rinunciare. Proviamo a riassumerla così, mi dica se sbaglio, prof. La realtà vince sempre, però il cinema ci dà una dolce illusione. La grande illusione, infatti, Renoir. Beh. E si riferiva all'amore, ma anche al cinema. Questa cosa che abbiamo appena detto è visibile in un film in particolare, anche in un altro, ma principalmente in uno che è un film tra i più belli che lui ha realizzato, e cioè Bastardi senza gloria. C'è una scena, una sequenza in questo film in cui la protagonista Shoshanna e un altro personaggio importante del film si uccidono reciprocamente, e quindi muoiono in una cabina di proiezione mentre un film viene proiettato sullo schermo. Loro muoiono nella cabina di proiezione, ma sopravvivono sullo schermo, sia lui che lei. Continuano quindi a parlare, letteralmente parlano dallo schermo mentre sono morti nella stessa. Mentre sono morti, potremmo dire, realmente, nella vita reale. E questo è il potere dell'arte di immortalare alla lettera. Quando si dice ti immortalo facendoti una fotografia, o appunto prendendo una macchina da presa e facendoti diventare una mummia, avrebbe detto André Bazin. No, mi porto a casa la tua mummia. Cioè, sei diventato qualcosa di immortale. Però quell'immortale è non vivo, nel senso che noi sì vinciamo, potremmo dire, la morte, il tempo, con l'arte, però quello che ci rimane è un fantasma che non potrebbe fare altro che ricordarci che invece quelli che rimangono in vita e che sono destinati a morire sono appunto sottoposti al lavoro
del tempo e quindi della morte. Ed è per questo che possiamo dire che da una parte l'arte immortala e quindi vince il tempo e la morte, ma dall'altra parte ci ricorda che siamo mortali e finiti. Infatti non a caso Jean Cocteau ha detto che il cinema è la morte al lavoro sugli attori. I loro personaggi sono immortali, ma proprio perché si vedono immortali sullo schermo sanno che in realtà loro sono destinati a morire, sì, e a deperire. Alla fine tende a vincere sempre l'amore. Ah, un piccolo parentesi, noi diamo un po' per scontato che questi film li abbiate visti un po' tutti, perché insomma, se state ascoltando un podcast di cinema, tendenzialmente, insomma, i film di Tarantino, chi è appassionato di cinema, li ha visti più o meno tutti, quindi non abbiamo paura di fare delle rivelazioni. Dico rivelazioni perché spoiler, fa venire le bolle sulla pelle al professore, quindi rivelazioni. Rivelazioni, sì, dire cose che non volete sentire, insomma. E un'altra rivelazione che riguarda Bastardi senza gloria e dice un'altra cosa del concetto di cui stavi parlando adesso, è il fatto che il cinema, fisicamente, la sala cinematografica è anche l'unico luogo in cui si può mettere all'opera una giustizia divina. Cioè, in Bastardi senza gloria si fa alla brace il Terzo Reich in una sala di... in una sala cinematografica, l'unico posto in cui poteva avvenire, perché nella realtà si è fatto alla brace da solo nel Reichstag e insomma in varie altre circostanze, però la vendetta ebrea dove poteva accadere se non al cinema, secondo Tarantino solo lì, perché al cinema appunto, creando finzione, giocando con la finzione, ribaltando la realtà, appunto ha quel potere e non ce l'ha nessun'altra circostanza della nostra vita. Lo fa, no, il professore mi guarda perché so cosa vuole dire, lo fa anche in un altro film che è appunto Once Upon a Time in Hollywood, adesso non diciamo esattamente cosa perché magari è un film più recente, non tutti l'hanno visto, però insomma anche lì si prende la briga di cambiare la realtà. Io vi dico la verità, poi uno dei tanti difetti di questa nostra trasmissioncina è che siamo quasi sempre d'accordo, invece magari su questo film non siamo totalmente d'accordo io e il professore, nel senso che secondo me negli ultimissimi anni Tarantino quel tocco magico, quella felicità di invenzioni, di linguaggio, di narrazione un pochino l'ha persa, nel senso che fino a Bastardi senza gloria ancora ce l'aveva, probabilmente è stato l'ultimo momento in cui era veramente baciato dalla grazia, poi forse un pochino anche comprensibilmente. E questo film, Once Upon a Time in Hollywood, secondo me ha qualche difetto, tra cui il fatto di tornare su una soluzione che avevamo già visto appunto in Bastardi senza gloria, cioè cambiare il finale. Poi sono primo a dire che comunque è suggestivo quel finale, che ancora una volta non vi rivediamo perché magari non l'avete visto, però tutto sommato, come dire, l'aveva già fatto, era necessario costruire questo, è una domanda retorica, so che era necessario perché comunque il film ha un valore in ogni caso. Allora chiedo al professore, perché tornare su soluzioni già adottate in passato? Secondo me era necessario farlo, o quantomeno l'ha fatto ed è uscito bene, per quanto non sia, questo sono d'accordo, non abbia raggiunto il livello di Bastardi senza gloria, che mi ricordo si conclude con una frase di Brad Pitt rivolto alla macchina da presa, che dice: credo che questo sia il mio capolavoro. E lì è Tarantino che chiaramente sta parlando. Quindi... Che chiaramente... e che chiaramente ha ragione. Beh, come praticamente sempre. Come praticamente sempre. Però perché tornare su una soluzione già sperimentata in un altro film? Beh, verrebbe da dire perché sta cambiando un'altra realtà, però beh, quella non è una grande risposta. Secondo me la risposta potrebbe essere questa. Lì modifica la realtà e il finale è commovente proprio perché lo sguardo che noi abbiamo sui personaggi che sono rimasti in vita nel finale, ma che in realtà sono morti, o almeno quelli famosi del film, che sono personaggi reali, esistiti veramente, purtroppo morti in circostanze brutali, sono fantasmi, cioè sono sopravvissuti. Però c'è questo sguardo dall'alto che abbandona il paesaggio, c'è questo Dolly meraviglioso con una musica tra l'altro bellissima che credo sia tratta da un film con Paul Newman, di cui non ricordo il nome, che ha qualcosa di Ennio Morricone peraltro, ma non è di Ennio Morricone. Sembra quasi uno sguardo, mi viene da dire divino, che si alza a guardare queste povere persone che nella finzione sono rimaste in vita, ma sappiamo benissimo, siamo perfettamente consapevoli che sono morte. E questo finale secondo me ha questo commovente, e in più c'è da dire questo, che con un finale del genere, dopo un momento in cui Tarantino ha modificato la realtà alla sua maniera, cioè sopra le righe, attraverso lo splatter, sì, attraverso una violenza assurda e che fa anche sinceramente molto ridere, è un film che diciamo mi ha divertito tantissimo. Subito dopo c'è questo contrasto con un finale dolcissimo, delicatissimo, molto malinconico,
E solo alla fine esce il titolo del film, C'era una volta a Hollywood. C'è questo tono un'elegia, elegiaco di un mondo che non c'è più, passato per sempre. Sembra quasi che il film, con questo finale, che rivela il titolo solamente alla fine, stia raccontando non solo un tempo che non c'è più, ma proprio un tempo sospeso, che è il tempo del ricordo, un tempo sospeso e eterno, proprio perché è reso immortale dalla macchina da presa. Ma fantasmatico, fantasmatico nel senso fatto di So fantasmi. dove vuoi arrivare. Vuoi arrivare a Sergio Leone un'altra Sì, volta? esatto, io voglio arrivare ancora una volta a Sergio Leone. Sì. Perché insomma, vabbè, a parte che hai citato fin dal titolo, Once Upon a Time In, è chiaramente una citazione di almeno due capi d'opera di Leone. E entrambi quei film erano un funerale di un mondo, in un certo senso. Ne abbiamo probabilmente anche parlato nella puntata dedicata a Leone. E insomma, quindi niente casuale, lui vuole celebrare quel mondo che non c'è più, finisce, è fatto di fantasmi, in una maniera, con una malinconia che veramente lui non aveva mai usato. Io questo l'ho trovato però interessante. Adesso, prima ho un po' criticato il film, soprattutto perché secondo me ha una parte centrale che è veramente troppo prolissa, Sì, è un po' debole la parte in cui poi centrale, sì. A si compiace un po', però vabbè, ci piace me è comunque. piaciuta perché comunque anche lì si vede la sua grande passione per il cinema. C'è un DiCaprio che io trovo straordinario in Sì, su quello sono d'accordo, quell'occasione, sì. così questo attore che cerca di recuperare, o meglio di salvare la sua carriera che ormai alla fine facendo western di serie B, così in maniera un po' raffazzonata e ridicola. Tanto vi segnaliamo, scusa, che Once Upon a Time in Hollywood è diventato anche il suo primo romanzo, cioè lui nel frattempo è esordito come romanziere, segno che comunque, insomma, come dire, l'afflato da scrittore un po' ce l'ha sempre coltivato. Ed è uscito, è edito dalla Nave di Teseo anche in Italia. C'era una volta a Hollywood, la versione un po' più estesa della storia raccontata nel film. Io il libro ancora non l'ho letto, è lì che campeggia nella mia libreria, ma ancora devo leggerlo. L'ho aperto a caso qualche pagina ed è una sfilza di riferimenti anche lì a film semisconosciuti, almeno non in Italia, proprio cose in cui un cinefilo ci sguazza. Sapendo che, insomma, bene o male, i film di Tarantino li conoscete tutti, non stiamo a fare la cronistoria di quello che ha fatto, anche perché la trovate su Wikipedia, anche lì, se siete interessati. Diciamo così, è un po' riconducibile a tre grandi momenti la sua carriera. Cioè, quando tira sul sipario, sul suo cinema, il mondo lo scopre, quindi gli anni 90, in cui l'immaginare soprattutto quello losangelino, dei romanzi pulp, e quindi Le Iene, Pulp Fiction, e Jackie Brown, che è un episodio forse minore, ma in cui fa vedere anche lì un'anima più sotto le righe, che magari di per lì non gli si riconosceva. Poi c'è una seconda fase, che è quella degli anni 2000, sostanzialmente, in cui gioca molto coi generi, e anche coi sottogeneri, quello che dicevamo prima, che non c'è distinzione. Prendete, cioè, Kill Bill, inteso come doppio film, perché in realtà è concepito come un unico film, però al suo interno ha 7, 8 generi cinematografici diversi, riferimenti che già appartengono anche lì alla cultura collettiva, però rimescolati in quel modo non l'avevamo mai visti. E quindi poi nello stesso decennio lui fa Grindhouse, per esempio, che è un episodio magari non felicissimo, ma in cui dichiaratamente vuole omaggiare quei film di exploitation fatti con effetti speciali magari anche dozzinali, che però anche in quello avevano il loro fascino. Poi il film chiaramente non è quello per cui verrà ricordato Zio Quentin, però comunque ci dice qualcosa della sua cinefilia. E poi, secondo me, ho detto prima, magari ha perso la felicità del tocco.
Però quello che ha fatto negli ultimi 10 anni, ovvero sia gli ultimi 3 film, che sono Django Unchained 2012, Hateful Eight credo 2015, ora non vorrei sbagliarmi, e appunto l'ultimo Once Upon a Time in Hollywood che è del 2019, segnano una qualche novità. Cioè, secondo me è il momento in cui in qualche modo la realtà, soprattutto nei due western, la realtà irrompe nel suo cinema in una maniera più diretta che in precedenza. Sarà perché sono due film che appartengono a western e quindi per definizione sono un po' un mito fondativo di una nazione, ma sono i film in cui Tarantino vuole fare i conti col fatto che la nazione americana Sulla violenza. nasce sulla violenza, sulle divisioni, sui contrasti, sul dividersi in categorie, che possono essere soprattutto razziali, ma insomma anche nordisti, sudisti, uomini e donne, eccetera. Pensate, Hateful Eight, che secondo me di questi tre è il più interessante. È un continuo dividersi per categorie delle persone che si ritrovano all'interno di quella locanda abbandonata. Ed è anche il film in cui la violenza è meno spensierata, cioè una violenza che fa male, cosa che nella violenza un po' cartunesca degli altri film non succede. E quindi c'è un discorso, secondo me, un pochino più sentito sulla violenza. Ma lo stesso si può dire di Django, che è un film sulla schiavitù sostanzialmente. Quindi, quando alla fine del film Samuel Jackson dice ci sarà sempre una Candyland, è quasi didascalico nel dire ragazzi, siamo ancora a questo punto. Quindi, in questo senso, questa irruzione della realtà negli ultimi film di Tarantino io la trovo interessante. Dopodiché, a livello di invenzioni, uno può discutere, però che lui comunque provi a inserire delle cose nuove nel suo cinema e non si ripete in maniera stantia, secondo me è abbastanza fuori discussione. Ma allora, direi che siamo quasi arrivati verso la nostra conclusione. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo, dal nostro modestissimo punto di vista, cercato di omaggiare quello che per noi è uno dei più grandi registi, sicuramente della seconda metà del Novecento. Ma direi che è arrivato quindi il momento di fare la nostra scelta, nel senso che, come avrete notato, in ogni puntata noi diciamo qual è il nostro film preferito. E Sì, facciamola poi passare cerchiamo così anche di perché scegliere la scena più di iconica. solito diciamo consigliamo il film, però consigliare un film di Tarantino fa ridere, cioè non è che possiamo dire vi consiglio Pulp Fiction, cioè, ma chi sei per consigliare Pulp Fiction? Quindi diciamo il nostro preferito, Il cioè lo nostro capiamo così. preferito. Ma puoi partire tu questa volta, visto che sto conducendo Io io di solito. pur amandone tanti, però io mi ricordo la sensazione devastante che mi diede Bastardi senza gloria quando lo vidi al cinema. Cioè, è stato il momento in cui veramente sono passato da essere ammiratore a essere tarantiniano a 18 carati. Cioè, come dico sempre, uscito da quel film, camminavo in maniera diversa rispetto a quando ci sono entrato. Non so, sono due o tre film in una vita che ti fanno camminare diversamente dopo che li hai visti. Mi ricordo che era gli anni in cui ero studente universitario e a partire da quel film, nelle settimane dopo ricordo che andavo in Feltrinelli, passavo i pomeriggi a leggere tutto quello che trovavo su Tarantino. È stata un'epifania È stato per quello il film che ti ha fatto cambiare idea, o me. No, meglio, è che ti ha fatto quello. diventare un tarantiniano Sì, convinto e... è quello che mi ha fatto. Dopo quel film, io i suoi film li aspetto da 3 mesi prima, conto i giorni. Prima non lo Non facevo. era successo con Kill Bill, è successo con Bastardi No, senza gloria. ma anche quelli prima li avevo amati, io ho amato moltissimo anche Le Iene, Pulp Fiction, figurati se non si può amare Pulp Fiction. Però per qualche motivo che non vi so dire, il colpo di fulmine ce Infatti, volevo l'ho chiederti. Mi sento molto intervistatore, volevo avuto. chiederti cos'è che hai trovato in quel film No, che ti ha fatto, ma che ti ha non lo dato il so. colpo di Io grazia, no, insomma. realmente non lo so, faccio una figura barbina, adesso non lo so. Magari il film che arriva anche in un certo momento in cui sei più ricettivo. È tutto un No. complesso di cose. Come sempre, È tutto un tutto un complesso complesso di di cose. Poi cose. sai, Pulp Fiction l'ho visto anche, secondo me, che non dico che ero alle medie, ma quasi. E quindi ce lo apprezzi meno. Lo apprezzi col tempo, però lo riscopri. Invece lì è stato proprio un impatto devastante da subito. Il tuo invece? Allora, io potrei fare un discorso analogo, proprio ricollegandomi a quello che hai appena detto, perché dovrei dire Pulp Fiction, però, come è successo a te, alle nostre età più o meno simile, l'ho visto presto e poi l'ho riscoperto nelle visioni successive. Ed è un film che io ogni volta che lo rivedo, non dico che scopro qualcosa di nuovo, ma è uno di quelli che mi obbliga a rimanere incollato davanti allo schermo, alla televisione o sia anche solo al telefonino se sto guardando un estratto su YouTube, per dire che è uno di quelli che più mi fa apprezzare Tarantino. Però
quello che mi ha fatto vivere un'esperienza simile a quella che hai vissuto tu con Bastardi senza gloria è stato Kill Bill. Cioè lì veramente mi sono alzato dalla poltrona estasiato. È stato un film sensazionale, parte prima, parte seconda, c'era dentro di tutto, è stata una gioia per gli occhi, per il cuore, per le emozioni, per qualunque cosa. Ecco, quando prima ho detto che per me il cinema di Tarantino è spettacolare, ecco, ho in mente Kill Bill. È indiscutibile, poi basta vedere come è andato nell'immaginario collettivo. Eh sì. Dopodiché noi concludiamo con una scena che solitamente scegliamo tra le più rappresentative della carriera di un cineasta. Qui è stato difficile, nel senso che ne avevamo potevamo veramente scegliere una quarantina, però ci sembrava giusto, insomma, omaggiare un film che non vorremmo passasse un po', come dire, come non il quello centrale della sua filmografia. Perché, allora, siamo chiari, quando parliamo di Pulp Fiction, che magari abbiamo dato un po' per scontato stasera, quando parliamo di Pulp Fiction parliamo del film più influente e più importante degli ultimi 30 anni di cinema. E se non siete d'accordo con me, però me ne dovete dire un altro, se no non vale. Cioè, quanti film ha condizionato Pulp Fiction venuti dopo? Nessun thriller poteva ignorare il fatto che prima ci fosse stato quello. Poi naturalmente nessuno inventa niente, per cui anche lì c'erano cose che venivano da Godard, cose che venivano da Scorsese, per carità, però quell'apparizione lì poi era un'opera seconda e la prima neanche era girato in tutto il mondo, quindi in Italia Le Iene è uscito soltanto dopo Pulp Fiction, quindi ci sembrava giusto omaggiare quel momento in cui Tarantino diventa un personaggio, vince la Palma d'Oro a Cannes grazie a Clint Eastwood, che è un altro che nella vita più o meno sempre ragione, e quindi abbiamo scelto una scena straordinariamente iconica, ovvero la scena in cui Bruce Willis vorrebbe al momento scappare da questa bottega in cui accadono cose strane, da questo negozio di Zed e del suo compagno, ma poi capisce che sente questo dovere morale di aiutare la persona che fino a 2 secondi prima voleva ammazzarlo. È pura invenzione e in questa scena lui deve scegliere qual è l'arma più congeniale, più adatta per poter fare piazza pulita e scappare salvando la vita sua e del suo tra virgolette amico, anche se appunto vogliono ammazzarsi reciprocamente, e quindi uscire da questo negozio degli orrori. Grazie. Allora leggete Ezechiele 25:17, ascoltate Son of a Preacher Man, ballate sulle note di Chuck Berry e guardate questa scena e poi ditemi. Thank you.